Amici, qui stiamo realizzando un avvolgitore manuale per avvolgere il filo, bobine, eccetera. E viene fatto un foro di, diciamo, prima e poi viene allargato da 3 mm, così via, e viene avvitato con delle viti da 6. Eccolo qui, è semplicissimo. Adesso vedete. In questo caso io stavo avvolgendo una bobina, vedete? Qui ci farete poi dei fori e si trascinerà il rocchetto di filo, perché noi in questi giorni abbiamo, vabbè, in questo caso è una bobina, abbiamo parlato di bobine di elettromagneti e di induttori, e adesso stiamo parlando di induttori per le casse acustiche, perché io già ho fatto un video, quindi come potete ben vedere vi potete realizzare anche una bobina, potete realizzarvi un avvolgifilo fatto in questo modo, che è semplicissimo. Voglio inoltre aggiungere che se volete essere pignoli potete fare anche un contagiri. Vi dico come, senza spendere soldi e al volo, perché questo video è breve, perché sto preparando tutto uno studio che poi per fare per progettare i filtri crossover e poi alla fine le casse acustiche. Già ne abbiamo accennato, l'argomento l'abbiamo iniziato. Dunque, per fare un contagiri basta mettere un magnetino su dove gira la manovella, ci applicate un magnetino e sotto un relè. Esistono dei contatti magnetici che chiudono, si chiamano RID, e quando lì si avvicina il magnete, quello chiude e voi quell'informazione, quella chiusura di quel contatto la dovete mandare a una vecchia calcolatrice sul tasto uguale. La dovete aprire piano piano e ci mettete quei due fili. Perché? Perché voi farete 1 più 1 uguale. Quindi ogni volta che passerà la manovella che alloggia, c'è anche alloggiato l'elettromagnete, e comincerà a incrementarsi 2, 3, 4, 5 e così via. Quindi vi siete fatti anche un magnifico conta spire senza aver speso nulla. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.